Buongiorno a tutti, ringrazio il comandante per l'invito e permettetemi di dire che qui a Chioggia c'è una realtà straordinaria in cui l'US 14 collabora strettamente con la Capitaneria di Porto. C'è una collaborazione strettissima proprio ormai da parecchi anni in funzione proprio di garantire la sicurezza delle persone che sono ospiti della nostra località balneare. È partito il progetto Vacanze Sicure il 1 giugno, progetto che vede tutta una serie di iniziative, già è attivo il laboratorio turistico per il turista adulto e il laboratorio turistico pediatrico, che è stato completamente rifatto, nuovo, anzi vi invito a venire a vederlo perché la sala d'attesa è una sorta di acquario, sta vestita come un acquario, quindi i bambini vengono accolti proprio in un acquario, non più in un pronto soccorso. Ci sono i punti femministici in spiaggia, come lo scorso anno, zona indiga, Ganso Stanco e Tignu, e più l'ambulatorio all'isola d'Elba. Abbiamo dislocato due quad, uno in zona diga e uno nelle foci del Brenta, perché sapete che l'isola verde ha circa 150 metri di spiagge che sono difficilmente raggiungibili, quindi il quad ci consente di raggiungere rapidamente un'eventuale persona legata o che stia male in quella zona lì. Si arriva con l'ambulanza sia a livello della bilancia, c'è un accordo con il gestore di Bagno Smeraldo che ci porta il quad e noi saliamo sul quad e quindi raggiungiamo rapidamente la persona. Quest'anno ci sarà un'unità di cui si parlava prima, con le quali sicuramente collaboreremo. Il pontile assolutamente, cioè il pontile abbiamo fatto lo scorso anno delle esitazioni con la Capitaneria di Porto per mettere in sicurezza i bagnanti che si trovino in zona Forte San Felice, e questo è perfettamente riuscito. Noi ci integriamo perfettamente con la Capitaneria di Porto, cioè con loro aiuto noi portiamo la persona dalla zona San Felice direttamente al pronto soccorso, dove sapete oggi è presente un pontile, oggi in realtà è stato attivato lo scorso anno. E loro ci hanno grandemente aiutato perché hanno dovuto modificare addirittura, no, comandante, vuol dire, vai. Sì, il bombone per permettere di passare sotto i ponti appunto dell'isola dell'Unione per raggiungere nel brevissimo tempo il pontile, quindi il pronto soccorso, perché cosa hanno più vicino in generale. Quindi c'è una perfetta simbiosi, sinergia tra il soccorso sanitario e praticamente il rescue, che è compito appunto della cabina di porto della guardia costiera. Io sono particolarmente felice e particolarmente grato, credo che tutta la città debba essere orgogliosa di questo, perché ripeto, ecco, è veramente un esempio di sinergie tra amministrazioni, ecco, tra amministrazioni diverse. Ecco, non abbiamo mai ragionato per compartimenti stagni, nel senso limitandosi alle competenze, perché dobbiamo ricordarci che poi alla fine quello che forniamo tutti coloro che lavorano per il pubblico è un servizio al cittadino, questa deve essere la filosofia per cui ci muoviamo e che ci accompagna, insomma. E quindi se in quest'ottica c'è bisogno di collaborare con altre persone lo facciamo volentieri. Da questo punto è corretto la collaborazione, insomma, che ci apprestiamo ad avere con la SIX, e qui lo lascerò anche un attimino, ecco, se vogliono dire due parole, ecco, per dire meglio di come posso aver fatto io, insomma, ecco, chi sono e quello che possono fare appunto per garantire la sicurezza sotto il tratto di spiaggia libera, in particolare comunque negli anni pregressi era poco controllato, diciamo.